Buongiorno a tutti, Francesca Anzalone, NetLife SRL Comunicazione e Formazione, e l'intervento si chiama Stravinsky Reloaded 1910-2020. L'appuntamento di oggi è stato dedicato proprio per Habit of History a tutte le generazioni, dai giovani che sono qui presenti a qualsiasi tipologia di pubblico che ha voglia di sperimentare, riflettere e contaminarsi in una società contemporanea. L'input iniziale è riflessione sulla società contemporanea e sulla commissione di generi che quotidianamente noi viviamo, soprattutto attraverso l'uso del digitale e quindi partendo dal mondo dell'informatica e andando nell'attuale multicanalità che i millennials soprattutto conoscono molto bene e vivono quotidianamente, soprattutto attraverso il loro smartphone che hanno costantemente in mano. Quello che abbiamo presentato è un progetto artistico, culturale, un progetto che vuole coinvolgere a livello sociale attraverso la musica, naturalmente, e si parte dal 1910 con la composizione di Igor Stravinsky, L'uccello di fuoco, per arrivare al 2020 con quello che è L'uccello di fuoco, libertà di essere, cioè un'attualizzazione di quello che è la favola russa del 1910 con la società nostra contemporanea, dove i giovani e dove ciascuno di noi molto spesso vive in una dualità, in una duplicità tra vita reale e vita virtuale, spesso per i giovani quasi come se fosse un videogame, cioè quello che deve essere è una finzione, è l'eccellenza, è tutto quello che vorrebbe essere perfetto, con tutta una serie di elementi e di stereotipi negativi che attraverso questo progetto noi vogliamo andare in qualche modo a toccare e su cui fare riflettere le persone, fare riflettere i giovani e farli vivere questa riflessione attraverso la loro creatività, fotografia, musica, intersezioni, video, audio, rielaborazioni di testi letterari. Si parte da una sceneggiatura che è la mia sceneggiatura scritta, che viene poi resa in balletto contemporaneo, per cui tutte le parole, tutti i dialoghi diventano movimenti, gesti sulle punte fatti da giovani per i giovani, e su quegli aspetti andiamo a lavorare, andiamo a costruire tante nuove storie, quindi narrazioni sociali che ognuno di noi è in grado di inserire. Sono degli innesti, sono delle mappe concettuali, sono delle relazioni, sono dei nodi, ma dei nodi letterari, artistici, musicali che si contaminano e che si inseriscono. Esattamente come questo luogo, siamo in un co-working, siamo in un impact hub, e esattamente proprio come succede qui, il mondo dell'innovazione si contamina perché ognuno di noi ha qualcosa da dire, ognuno di noi ha una passione da condividere e ognuno di noi può riflettere e deve riflettere, perché possiamo fare qualcosa di piccolo che diventa grande se ha la voglia di migliorare questa società. Grazie.